arriva il momento nella vita di ognuno di noi in cui i nostri principi e le nostre convinzioni vengono meno. Dove quelle che erano certezze, cose che sicuramente pensavamo non sarebbero mai cambiate, alla fine cambiano. Ecco perché oggi vi parlo della P320 Six Hour VFC, ovvero, come avrete ben letto dal titolo, la Glock Killer. Ed è un titolo che gli ho dato io, che sono amante di Glock. Sigla che poi partiamo. Dopo un intro così accattivante non potevate che tornare qui da me, anche perché non ve ne siete mai andati. Facciamo una piccola preview di questa pistola, capiamo quali sono le cose fighe, le cose più particolari, poi dopo facciamo come al solito esterni, interni e features speciale. Importante per contestualizzare questa pistola c'è sicuramente che Sig Sauer si è svegliata e ha deciso di buttare sul mercato qualcosa di nuovo, che andasse un pochino a cambiare le solite pistole che venivano semplicemente leggermente modificate e ributtate sul mercato, che erano sostanzialmente sempre la stessa minestra, semplicemente riscaldata. Qui troviamo invece una pistola estremamente moderna che ha sicuramente un sacco di features che la rendono intelligente e vanno a modificare tutti quei piccoli problemi che abbiamo sempre riscontrato su molti altri modelli, ma soprattutto ha un ecosistema intorno veramente molto interessante, in quanto non si sono solo limitati a far uscire una nuova pistola, ma l'hanno anche circondata di accessori, fondine, mirini, eccetera, 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 che ci permette quindi di andare a personalizzare la nostra pistola con accessori ufficiali marcati Sig Air, perché sì, questa pistola è prodotta da Sig Sauer, la stessa che produce le pistole vere. Sig Sauer ha quindi deciso di staccarsi una costolina, creare Sig Air, ovvero questa parte di Sig Sauer che si occupa di commissionare determinate pistole e prodotti appositamente per l'airsoft. Quindi anche su questa possiamo trovare per esempio il mirino targato Sig Air, che è stato pensato esclusivamente per questa pistola e non un mirino di terze parti che magari Un'altra cosa molto intelligente sono tutte le features che permettono a questa pistola di essere comoda e funzionale, ma le andiamo a guardare partendo dagli esterni. Il modello di questa pistola è stato ovviamente ispirato e poi ovviamente modificato dalla serie 226 e 228 dei Navy SEALs dell'esercito americano, che già utilizzavano, e ovviamente ha subito tutto un restyle grafico che le ha permesso di diventare questa bellezza incredibile. Partendo dalla prima cosa che ho adorato sono i loghi. Questa pistola è tempestata di loghi originali e non, partendo dall'unico non originale che è stato messo nel posto più intelligente del mondo, e non sono ironico. Troviamo il calibro, che ovviamente è un 6 mm che è perfettamente nascosto. Collegandomi a quello che dicevo prima, troviamo ovviamente sullo sportellino 9 mm, quindi il calibro originale. Sull'impugnatura ovviamente troviamo Sig Sauer stampato da entrambe, stampato insomma ricalcato su entrambe le parti, inciso al laser, ricalcato, stampato, inciso al laser. Sotto il caricatore troviamo il logo Sig, che è, cioè, il logo della beretta, e poi c'è questo personalmente, lo ritroviamo poi anche sulla punta della canna con anche il modello. Subito dopo troviamo anche ovviamente l'M17, poche parole, nome e modello e compagnia produttrice. Muovendoci un pochino più in basso troviamo anche il numero di serie e anche dove è stata pensata e costruita. E come il 416 troviamo anche qui sotto un altro piccolo disclaimer che dice che la pistola non va usata per spararsi in bocca, non è un giocattolo, bla 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 bla. Finito di spippolarci tutti i loghi, passiamo all'estetica. Ha un'estetica molto accattivante. Io non sono comunque un grandissimo fan di Sig Sauer, ma questa pistola mi piace veramente tanto per il modo in cui si pone, no? Cioè non è la vostra solita Sig Sauer un po' sgraziata, questa ha un bel bilanciamento, un po' qualcosa di nuovo, una ventata fresca. Tutto questo è potenziato ovviamente dall'ergonomia, in quanto una cosa che si tende a trascurare è soprattutto questa parte qui. Questa cosa qua vi abbraccia la mano. Quando l'andate ad impugnare vi accoglie la mano come un guanto di seta. Un'altra cosa che ho adorato è il paragrilletto, guardate quanto è spazioso. Io ho il problema che quando mi metto i guanti faccio fatica, soprattutto con le Glock, oddio, Red insulta le Glock, a infilare dentro il dito, soprattutto quando ho dei guanti magari invernali un pochino grossi, sempre per sparare, non guanti tipo le moffole. Qui invece c'è un sacco di spazio e il dito entra senza problemi. Non parlerò del cane, quindi del sistema di scatto, perché ci arriviamo dopo e bisogna fare una piccola premessa anche lì. Un'altra cosa però che vale sempre per ergonomia, molto carina, sono queste rigature qui. Vedete, vi serve a tirare meglio indietro il carrello. Piccola cosa, non è sicuramente groundbreaking, però l'ho apprezzata molto, anche perché ovviamente, e le troviamo anche in questa parte qua, ovviamente per quando dobbiamo tirarlo indietro da lì. L'impugnatura è estremamente gripposa, è un nuovo termine che ho inventato, nel senso che si blocca molto bene sulla mano ed evita che questa scivoli. Quindi quando vi dico che vi si blocca
TikTok e vi si stringe per bene in mano, non sto scherzando, molto ben fatto. Una cosa che non mi ha fatto invece impazzire è un pochino il polimero di queste parti qui, perché si vanno sostanzialmente a congiungere gli stampi, ma è veramente una piccolezza. Prima di rivelarvi la chicca più interessante, parliamo anche del caricatore. È fenomenale, tra l'altro vi faccio notare che ha il grip anche il caricatore, quindi questa piccola parte qui che vedete è fatta in modo tale da essere bella gripposa anche questa. Vi permette, soprattutto se avete le mani larghe, di impugnarla in maniera perfetta e non andare a slittare via col mignolo. Lo stile è quello della Glock 34, ecco perché mi piace così tanto questa pistola, e soprattutto vi permette l'estrazione del caricatore in maniera semplice. Ultima features per quanto riguarda l'ergonomia, che in realtà è una miriade di features insieme, che questa pistola è completamente ambidestra. Cosa vuol dire completamente ambidestra? Che ogni leva e tasto è presente sia sulla parte sinistra che su quella destra della pistola, il che significa che se volete andare a chiudere il carrello trovate il tasto di rilascio sia di qui che di qui. Stessa cosa vale per la sicura, perché sì, troviamo la sicura su questa pistola, e anche il tasto di rilascio del caricatore. In questo caso bisogna andare a girarlo, quindi bisogna toglierlo da questa parte qua e metterlo di qua, ma come potete vedere il caricatore ha i due dentini. Le tacche di mira sono abbastanza normali, trovate questi due pallini bianchi che ho apprezzato molto, in modo tale che l'acquisizione dell'immagine di tiro sia semplice, e troviamo invece quello singolo lì davanti. Parliamo adesso di uno dei problemi principali che ho io con le pistole. Quando devo andare a parare o mi devo preparare al gioco, io, perché sono un po' matto e perché bisognerebbe farlo, poi normalmente non lo fa nessuno, vado ad azzerare l'op-up tutte le volte, anche sulle pistole. Questo è iper ultra macchinoso normalmente, perché come ben sapete le pistole hanno l'op-up qui dentro indicativamente, e per accedervi dobbiamo smontare tutto, aprire la pistola, regolarlo, rimontare tutto, sparare, vedere se abbiamo regolato bene, riaprire un paio di volte. Questa pistola no. No perché? Lo vediamo negli interni. Per quanto riguarda gli interni vi prendo ovviamente meno tempo rispetto che gli esterni, perché è comunque una pistola, quindi non ha chissà che cosa di interni, ma la feature per me più importante, che vorrei vedere integrata su tutte le dannatissime pistole da soft air, che è... Allora, vedete questa? Questa è l'asta su cui si muove sostanzialmente la molla di ritorno del carrello, quindi quella che sostanzialmente quando il carrello va indietro poi lo va a riportare in avanti. Su questa pistola in particolare potete notare che oltre questa ad essere quadrata, pseudo quadrata, vabbè, c'è una scrittina lì. Sapete cosa dice quella scrittina? Up. E sapete perché dice up? Beh, perché potete andare a regolare l'op-up tramite questo pirullo qui. Ovvero voi lo andate a girare in una direzione o nell'altra e vi permette di andare a regolare l'op-up con la pistola sostanzialmente ancora montata, senza quindi dover andare a smontare il tutto. Questa è per me una delle features più fighe e interessanti degli ultimi tempi. È una cosa che risparmia e ci fa risparmiare una quantità di tempo assurda. In confezione trovate ovviamente una specie di pirullo che potete andare a inserire sopra in modo tale da girarlo senza problemi. Quindi è stato pensato anche per avere comodità nel andare a regolarlo, e non solo della serie ce lo mettiamo sopra e poi attaccate voi, trovate il modo di girarlo. L'ho apprezzato veramente tanto ed è incredibile, ragazzi. Permette finalmente di regolare l'op-up delle pistole in maniera semplice. Piccola nota sugli interni: so che alcuni di voi stavano già gridando, non hai detto i materiali. Ve lo dico adesso: semplicemente il carrello è in metallo, gli interni sono in metallo, il caricatore, sostanzialmente tutta la parte sopra, è in metallo, mentre questa parte qui in fondo del caricatore e ovviamente tutto il castello inferiore della pistola, quindi impugnatura, e questa parte qua bassa è in polimero. Visto che siamo già così vicini, vi faccio vedere un'altra feature che ho veramente adorato di questa pistola. Andiamo a chiudere il carrello in maniera leggera. Adesso io vi faccio vedere il grilletto. Vorrei che voi notaste quando è che questo va a scattare. Questa è una feature che molti di voi potrebbero sottovalutare, ma è estremamente importante, perché una corsa del grilletto così breve, e quindi che ci permette di dover tirare veramente poco il grilletto per andare a sparare, ci permette un accuracy, quindi una precisione nel tiro ottima. È una cosa che tendiamo a sottovalutare, ma normalmente il tiro viene sminchiato oltre per la posizione che ovviamente abbiamo delle mani, ma appunto dalla corsa del grilletto. Più è corta la corsa, quindi meno dobbiamo andare a tirare, quindi fare forza per tirare sostanzialmente dietro col braccio, ci permette quindi di andare a sparare in maniera veramente molto precisa, e questa è un'altra di quelle cose che per me è fenomenale. Normalmente si trova spesso in pistole a doppia azione, come per esempio la Beretta, quando noi andiamo ad armare il cane la prima volta, poi la corsa è abbastanza breve. Su questa pistola è semplicemente la chicca in cima alla marea di chicche che vi ho già elencato. Non è proprio da mettere negli interni, però non era neanche da mettere negli esterni, quindi ho deciso di metterla in questo punto del video. Spara a filo giallo, non andiamo a spararla per...
Spararla. Perché non c'è modo di tenerla ferma quando andiamo a fare la prova di tiro, e soprattutto perché queste qua si vanno a rovinare, quindi non penso che vi piacerebbe prendere una pistola su cui hanno sparato. È veramente molto precisa, spara a filo joule con caricatori a green gas, funziona anche a CO2, quindi è compatibile con entrambi, però si rischia poi di andare over joule, quindi dovete stare attenti, valutate voi. Nasce a gas, quindi io direi di prendere caricatori a gas, appunto. Prima delle mie conclusioni finali e del voto, vi lascio al War Rage. L'unica pistola che possiedo che non sia una doppia azione, a parte le Glock che non uso, è la Walther PPQ. Fa strano, nonostante ciò fa molto strano avere una pistola che reputo così, così valida e che non sia doppia azione. Sono un fan della doppia azione. Ma non mi dire. E questo grilletto, che rimane sempre nella stessa posizione con cane armato e disarmato, mi turba davvero tanto. Tuttavia la corsa è molto buona. Visto che hai War Rage, bisogna trovare il lato negativo di questa corsa. Giustamente. È un po' duretta, è un filo duretta all'inizio, dovete battere un po' di più, piccolezze, assolutamente piccolezze, ma è molto fluida, quindi diciamo che tra i due si bilanciano. Quello che non mi è piaciuto, l'altezza delle tacche di mira. Cioè, piccolezza che a parer mio era presente anche nella 226-228, la distanza tra il carrello e le tacche di mira è troppo alta. Secondo me sono un millimetro troppo alte. C'è un motivo per questo. Il motivo è che quando andate a installare il mirino, la tacca di mira va installata posteriore sopra al mirino. Quindi comunque cerca di tenerle sempre allineate. Ma io, come anche sull'FNX45, non sopporto le tacche di mira così in alto. Mi danno proprio fastidio, perché mi costringe a tenere la pistola sempre un filo più in alto. Va a sminchiare tutte le mie abitudini muscolari sul puntamento, come ho assunto in tutti questi anni con Beretta e Walther. L'ultima cosuccia, ed è davvero una cacata, e sono tre cacate i problemi di questa pistola, perché in realtà è fenomenale, è il pattern della texture del grip, del pistol grip. Allora, è fatto da Dio, è bellissimo da vedere, è bellissimo da impugnare, ma secondo me ti lascia la mano, almeno per la mia mano che è di medie dimensioni, ti lascia la mano un po' troppo libera. Io faccio fatica a entrare in puntamento con la semplicità con cui entro con una PPQ che è sagomata, con la semplicità con cui entro con la Beretta che sagomata non è. Non so bene descriverlo, probabilmente sarà un problema mio e abitudine, come dicevo prima, con le altre pistole che possiedo. Però mi sto cercando di arrampicare sugli specchi, perché in realtà problemi non ne ha. La valvola di caricamento l'ha messa dietro e non qui sotto, quindi geniale. Il design finalmente è un po' più moderno, un po' più accattivante. Mi fa sempre cacare il retro, dove sembra che ci sia l'alloggiamento per il cane, ma il cane non c'è. Comunque va bene. È un peccato per queste piccole cose, perché non riesce a strappare la Beretta M9A3 dal podio virtuale in cui è nella mia testa. Però complimenti Sig, mai comprato con l'MCX, mi hai quasi comprato con questa. Conclusioni finali su questa pistola: è bella, compratela. Ovviamente scherzando, come al solito, conclusioni finali su questa pistola: è semplicemente perfetta, compratela. Finito con le sciocchezze, passiamo effettivamente alle conclusioni finali, però prima vi vorrei far vedere questa, ovvero la sorellina più piccola di quella che vi ho appena fatto vedere. È ovviamente ispirata da, quindi è una replica dell'M18, alcuni di voi la riconosceranno perché è identica, che anche quella lì è ispirata all'M19 di COD, molto molto carina, è un pochino più compatta, un pochino più piccoletta, ha le stesse medesime funzioni e ho adorato, oltre alla colorazione Dark Earth, il fatto che il piattino qua, che è quello che andiamo a rimuovere per attaccarci poi il mirino, sia nero. Come lì, fa veramente un bel contrasto, mi piace veramente tanto. È sostanzialmente quello che aveva fatto Glock facendo il passaggio da 17 a 34, quindi semplicemente tutta uguale, cambia solamente la canna davanti. Alcuni di voi riconosceranno questa immagine come thumbnail del video, siete stati bravissimi e quindi vi chiedo: quale preferite tra le due? Questa o questa? Finito di aggiungere tempo a questa recensione, vi parlo effettivamente delle mie conclusioni finali. Sapete che normalmente non diamo un voto alle pistole, però io ho deciso questa di dargli un voto, ovvero 4 noci di cocco su 18 banane. Sciocchezze a parte, di nuovo, questo video è pieno di questi piccoli momenti per alleggerire la tensione. È effettivamente la Glock Killer? Sì. Ovvero no, sto scherzando, ovviamente è un parere nostro, opinione personale, siete liberi di non essere d'accordo, siamo liberi di parlarne, però sì. Temo, tra l'altro,
che sia la Glow Killer, perché ha tutta una serie di features. Parliamo ovviamente del mondo del software, altra premessa, cioè non stiamo parlando della vita vera, non possiamo parlarne perché non ci ho sparato, perché non ho avuto modo di sperimentare, bla bla bla. Quindi nel campo del software questa per me è una Glow Killer. Ha un prezzo molto alto, perché è comunque una pistola abbastanza costosa, però li vale veramente tutti. Rispetto a una Glock, che come ho detto, che come dico e ripeto sempre, è un po' una di quelle pistole entry level che uno compra perché deve apprendere, cominciare a giocare, è una pistola abbastanza semplice da utilizzare. Se io poi dovessi fare un passaggio, sono molto indeciso, perché tra per esempio la mia G34 della Umarex e questa, ci starei pensando in questo momento. Vi dico solamente questo: è una pistola veramente comoda da utilizzare, mi si chiude perfettamente in mano, ha una corsa del grilletto che adoro, letteralmente adoro, ha un rinculo secco e perfetto, mi piace anche come estetica, è comoda anche per entrare in puntamento grazie alle tacche di mira, eccetera eccetera eccetera. Non vado a ripetere cose già dette. Se siete interessati a darle un'occhiata, a leggere poi magari anche tutta la descrizione precisa precisa, la trovate qui sotto nell'info box, con anche il link per vedere direttamente sul sito Monopoly, che è il negozio che ovviamente mi sponsorizza e mi permette di fare queste bellissime recensioni in questo bellissimo posto. Non ho altro da dirvi se non che sabato esco di casa con il bavaglino, perché sbavo sulle incredibili offerte di Monopoly Software Shop. In descrizione trovate appunto il link per andarci, per andare a visitarlo. Ci sono 6 incredibili prodotti quasi sotto costo, potete trovare quello che state cercando da tanto tempo, quindi fateci un salto. Trovate in descrizione anche i link di Instagram, sia mio che del negozio, veniteci a seguire entrambi, sono quasi a 1000 iscritti, seguitemi. Noi ci vediamo mercoledì con pillole, date un'ultima occhiata all'affluente chioma di Red perché verrà tagliata, quindi non perdetevi l'appuntamento di questo mercoledì perché ci rasiamo a zero. Se non avete visto il video sfida con Resident Evil, lo trovate linkato sempre in descrizione. Stay angry!